il servizio della Web TV. L'ordine del giorno di oggi reca l'audizione del giornalista dottor Davide Taddei, che ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione. Dottor Taddei, sulla base delle informazioni che noi abbiamo fino a qui assunto, era un amico personale di Davide Rossi, oltre che un collega, perché insieme avete lavorato al Cittadino e successivamente, insieme al dottor Rossi, avete creato un'agenzia stampa. Ecco, io vorrei chiederle intanto, dottor Taddei, di ricostruire, come dire, il suo percorso insieme a Davide Rossi, ricordarci quello che ritiene utile fornirci e poi magari dirci quello che l'ultima volta che ha visto Davide Rossi e quello che le ha detto e tutto quello che può essere utile a questa commissione. A lei la parola. Poi magari io la interromperò con qualche domanda e magari qualche domanda verrà formulata anche dai colleghi. Se vado da troppo lontano mi fermate, perché ci siamo conosciuti esattamente 30 anni fa, nel 1992, nella redazione del Cittadino, un quotidiano che fu editato a Siena e sulle ceneri del Corriere di Siena, del gruppo Longarini, forse vi ricorderete, e fu quel giornale famoso perché pubblicò le liste dei presunti massoni facendo un gran clamore in tutta l'Italia. E Davide a quei tempi faceva il grafico. Punti o veri? E la storia ha raccontato che erano presunti, perché hanno perso, l'editore ha perso 98 cause su 400 nomi. Quindi. E fu un'epopea particolarmente stressante. Comunque io lo conosco lì, io venivo dal Corriere di Siena, lui faceva il grafico perché a quei tempi Davide si occupava soprattutto di disegnare più che di scrivere ed era un apprezzato grafico pubblicitario già per delle emittenti locali e per un settimanale. E quindi l'allora editore col direttore che era il figlio, Duccio Rugani, decisero di affidare a lui l'impaginazione. Caso vuole che io abbia la scrivania accanto a lui e questa esperienza comincia, questa persona così refrattaria, quasi impassibile, sempre una maschera senza emozioni, piano piano comincia a fare delle battute un po' inglesi, molto caustiche e da quella cosa nasce una simpatia, una piccola amicizia che poi la promiscuità, la quotidianità del lavoro redazione, chi c'è stato lo sa. Lavora 10 ore al giorno, 6 giorni alla settimana, a volte 7, tutti vicini in un unico spazio, fa sì che nasce un'intesa fra di noi e un'intesa che ci permette anche di salire nei ruoli e di tentare di dare una svolta a questo quotidiano che in verità si era valutato in questa vicenda delle liste massoniche. Questo tipo di esperienza va avanti alcuni anni, riusciamo appunto a fare tante belle cose, a un certo punto capiamo che per noi lo spazio di manovra è diminuito, comunque non è più quello di prima, e Davide mi propone di fondare un'agenzia di stampa che a Siena era una cosa inedita, era il 1996, e fondiamo quella che si chiamava Agenzia Freelance, con un altro socio insieme a noi, Maurizio Bologni, che oggi è un redattore di Repubblica nella redazione di Firenze. E partiamo, i nostri primi clienti sono alcuni comuni piccoli e il comune di Siena, dove alcune piccole giornali locali, io facevo un giornale universitario, un altro dedicato al vino, e quindi con molte belle speranze e poche risorse economiche partiamo e mettiamo in piedi questa agenzia. David, che nel frattempo aveva cominciato a scrivere ed era diventato, diciamo, il giornalista, oltre che l'impaginatore, che seguiva i lavori del Consiglio Comunale di Siena e tutta la parte istituzionale del Comune, aveva cominciato a costruire un rapporto insieme a Maurizio Bologni con l'allora sindaco Pierluigi Piccini e quindi venne naturale che affidassero a noi un rapporto di, diciamo, esterno di affiancamento dell'ufficio stampa tradizionale. A quei tempi ancora da noi le strutture di comunicazione degli enti locali erano molto minimali e spesso neanche c'erano, e quindi fu facile fare anche un bel lavoro e bella figura. Da lì nasce un rapporto fra lui e il sindaco Piccini, perché entrambi appassionati storici dell'arte, Piccini si laurea in quegli anni da grande, Davide lo stesso in storia dell'arte, e quindi è facile che nasca quel tipo di rapporto. Poi Davide era una persona
estremamente raffinata, educata, riservata e acculturata, che veramente da questo punto di vista era fuori dal comune. E quindi nasce questo tipo di rapporto che prosegue negli anni. Noi intanto andiamo avanti con la nostra agenzia, fondiamo uno dei primissimi giornali online d'Italia, si chiama, c'è ancora Siena News, non esistevano ancora i grandi giornali, non c'erano nel web, era il 1997, facciamo la prima grande campagna per difendere un condannato a morte negli Stati Uniti, qualcuno la ricorderà, si chiamava Save Rocco Derek Barnabei, dove con quasi niente riuscimmo, grazie a alcuni parlamentari senesi come Fabrizio Vigni, come l'eurodeputato Barzanti, forse anche Susanna Cinni ancora non c'era, no? E riuscimmo a coinvolgere appunto il Parlamento italiano, quello europeo, addirittura il Papa, e riuscimmo a creare una campagna che raccolse più di 50.000 adesioni online, che per l'epoca, oggi non sono tantissime, per l'epoca erano davvero tante. Era il 1998, purtroppo non ci siamo riusciti a salvarlo, ma quel laboratorio della Virginia dove facevano quei test del DNA che inchiodava Rocco Derek Barnabei, qualche anno dopo è stato chiuso, e questa è la nostra piccola soddisfazione. Il rapporto va avanti e, vi dicevo, si arriva poi a una fase cruciale dove il sindaco Piccini cessa il suo mandato, è arrivato al secondo mandato, tutto a Siena fa pensare che sarà il nuovo presidente della Fondazione Monte dei Paschi, nel frattempo è nata e ha cominciato a costruire una serie di benefit per la città che saranno davvero importanti, perché con quelle risorse tanto criticate sono state costruite tante strade, sono state costruite tanti tetti di tante chiese, tante ambulanze, dei teatri, degli ospedali, delle residenze per anziani e tante altre cose che oggi non si possono fare più. Ecco, in quel momento Piccini deve andare a fare il presidente di questa fondazione, e quindi l'idea è quella che noi seguiremo Piccini alla fondazione. In verità, pochi giorni prima del suo atteso insediamento in fondazione, arriva, se vi ricordate, siamo appunto negli anni, nel 2001, la famosa circolare Visco che impedisce di poter nominare in uno degli enti controllati qualcuno che è stato il controllore almeno l'anno prima, quindi ci deve passare almeno 12 mesi. Questo, di fatto, che allora fu considerata una regola ad personam, finisce per togliere la candidatura di Piccini, e c'è un momento molto frenetico in città. Nel frattempo le elezioni per il sindaco le vince il sindaco Maurizio Cenni, la persona che ci riconfermò forse inaspettatamente per molti la fiducia, e quindi noi continuiamo a lavorare in comune insieme. Davide lì manifestò un po' di disagio, perché era convinto che fosse nel posto sbagliato, essendo noi identificati come troppo vicini al sindaco Piccini, che di fatto si è trovato improvvisamente ad essere dall'altra parte della barricata. In verità non ci fu mai questo tipo di giudizio da parte del sindaco Cenni, che anzi appunto devo ringraziare perché ci ha sempre dato fiducia, però fatto sta che viveva questo tipo di disagio. La città nel frattempo mette a fare il presidente della fondazione Giuseppe Mussari, considerato il numero due della corrente, diciamo, di picciniana, e quindi la tradizione vuole che fu un gesto così quasi riparatorio nei confronti del vecchio sindaco, che se è stato con l'intento riparatorio sicuramente non ha sortito l'effetto sperato. Fatto sta che comunque Mussari deve trovare qualcuno che gli segua la comunicazione. Pensa a persone diverse da Davide, anche perché con Davide non c'era tutto questo gran rapporto, perché erano entrambi due di fatto consiglieri di Piccini, e quindi anche su posizioni diverse, e quindi non è che si frequentassero molto volentieri. Però oggettivamente, dopo aver tentato strade diverse, capisce probabilmente Mussari che Davide è la persona giusta, proprio per le qualità che lo facevano apprezzare anche a Piccini, e quindi Davide passa alla comunicazione della fondazione, io di fatto divento l'uomo di fiducia del sindaco Cenni. Pochi anni dopo vengo nominato portavoce del sindaco. In questo frangente Davide lavora in fondazione come persona dell'agenzia freelance,
quindi è l'agenzia che lavora con la fondazione, dove David è la persona di riferimento del presidente e l'agenzia è il braccio comunicativo di tante attività collaterali della fondazione, che vi ricordo la fondazione è il mecenate che tiene in piedi l'Accademia Chigiana, che l'Accademia Chigiana è un ente musicale sopra i conservatori che raccoglie nei suoi corsi estivi allievi da oltre 50 paesi del mondo, oppure le grandi mostre che si facevano a Santa Maria della Scala, da tante mostre che facevamo dedicate ai 300 senesi o anche a artisti contemporanei. A un certo punto di questa vicenda David decide che non è più il tempo di stare nella nostra agenzia e quindi mi viene a dire che vorrebbe lasciare per diventare un dipendente della fondazione. Siamo alla fine del 2003, se vado un po' a memoria, 2004. E quindi si salda ancora di più il rapporto con il presidente della fondazione. Noi di fatto continuiamo a lavorare insieme perché il palazzo della fondazione e il palazzo del comune si affacciano entrambi su Piazza del Campo e di fatto noi ci vedevamo comunque anche lì tutti i giorni, o per un caffè uno andava a trovare l'altro. Ci serviva perché noi eravamo abituati a lavorare insieme e quasi a pensare insieme. La nostra capacità, la nostra forza d'analisi era proprio quella di mettere insieme le cose, avevamo il nostro sistema per analizzare i fatti. E quindi ci viene naturale, e ci viene naturale anche perché la fondazione è l'azionista di maggioranza della banca e il comune era l'ente che nominava il 50% della deputazione che guidava la fondazione. Quindi di fatto veniva impropriamente considerato dai miei colleghi giornalisti della stampa economica come il vero azionista di riferimento della banca. E quindi era normale per loro chiamare David e chiamare me. Il giro che facevano normalmente tutti i giorni, come si fa il giro di nera, chi lavora nella nera, era quello di chiamare il capo della comunicazione della banca, il capo della comunicazione della fondazione e quello che fa, e il portavoce del sindaco. E quindi, avendo già lavorato tanti anni insieme, la nostra prima preoccupazione era di essere sempre perfettamente allineati su quello che si poteva o non si poteva dire. E quindi questo rapporto va avanti in questa maniera, va avanti fino al 2006, quando di fatto c'è questo passaggio di Mussari alla banca. David mi dice che deve andare in banca con lui, propongono a me di prendere il suo posto, penso siamo nel giugno del 2006, dico di sì, poi vengo convinto a restare in comune perché mi si dice che c'è bisogno di me. E quindi questa cosa fa molto arrabbiare David, ma io ero convinto della scelta che facevo. Lo fa arrabbiare? Perché lo fa arrabbiare? Lo fa arrabbiare perché si capisce che il nostro rapporto quotidiano si va un pochino a indebolire. Lui pensava di avere me come spalla in fondazione e invece non ci vado. Non ci vado sbagliando, aveva ragione lui, però chi si immaginava che Siena faceva quella fine lì. E quindi niente, succede questo fatto, David passa la banca e noi continuiamo a avere rapporti, ovviamente li abbiamo meno stretti perché il lavoro che fa in banca lo porta un po' a viaggiare, a ritmi di lavoro diversi, impegni diversi, è per lui uno sforzo grande perché nel nostro modo di lavorare lui si è sempre occupato di un cliente, la squadra la gestivamo altrove. Invece per la prima volta lui si trova a gestire un ufficio con tante persone dentro e a fare un lavoro oggettivamente molto complicato. In più mettiamoci il carico della storia di Anton Veneta che arriva subito dopo, perché noi teniamo sempre in mente la data del 2008, ma l'affare si chiude nel 2007 e quindi si entra in un periodo molto caldo e molto molto complicato. E noi con dei limiti del possibile continuiamo a frequentarci, anche perché poi la storia di Anton Veneta porterà un'attenzione maggiore della stampa sulla banca e un'attenzione diversa, meno positiva, e quindi la necessità di confrontarci resterà sempre molto, molto alta. E arriviamo così praticamente fino agli anni in cui si diventa conclamata la crisi della banca,
Diciamo che noi fino al 2010, quasi 2011, abbiamo sempre immaginato che le notizie di stampa riportate a livello nazionale fossero un po' alterate, quasi ci fosse una campagna stampa contro la banca e contro Siena, perché Siena aveva sempre rifiutato qualsiasi forma di aggregazione, aveva sempre rivendicato l'indipendenza, voleva sempre mantenere la maggioranza assoluta della banca, e quindi questa, come dire, questa città proprietaria di una banca è sempre stata vista con un occhio non buono dai giornali, perché l'hanno sempre considerata una debolezza italiana, cioè questa è una forma di provincialismo. Io ho sempre ribattuto ai colleghi che se ci sono grandi imprese che sono in mano a famiglie, non vedevo che cosa ci fosse di strano se una banca, un istituto bancario fosse in mano a una città, anzi semmai forse era una gestione ancora più aperta e democratica. E fatto sta che noi crediamo fortemente di essere dalla parte del giusto, e che tutte le accuse che vengono rimosse verso la banca siano in verità forme di pressione per mollare la presa. Piano piano, non essendo completamente scemi, mi viene a me il dubbio, io parlo in prima persona, che non tutto quello che ci viene rappresentato sia corrispondente alla realtà, perché o tutti sono d'accordo, se no quando c'è un segnale preciso che si vede bene, quando tutti i giornali cominciano a dire la stessa cosa, pensare che non sia vera è difficile. E allora chiedo sempre a David come fiducia sui suoi colleghi giornalisti. Io faccio giornalista da 30 anni, quindi parlo so perché parlo. E quindi, però, se tutti dicono la stessa cosa, immaginarsi qualche movimento diverso è difficile. Cioè, se con sfumature diverse viene fuori più o meno lo stesso concetto, significa che un fondo di verità ci deve essere per forza. E quindi comincio a chiedere a David, guarda, decidiamo come ci muoviamo e cosa fare, perché una delle regole principali in un momento di crisi, no, per gestire uno stato di crisi, è quello di fare delle parziali ammissioni, no? Considerate che un giornalista che fa questo lavoro è comunque tenuto al rispetto della deontologia professionale, quindi non può dire cose non vere, può al massimo scegliere dove accendere e dove spengere la luce, ma si deve attenere, è sempre stata questa la nostra forza, si deve attenere ai fatti, perché la nostra reputazione verso i colleghi giornalisti è il valore, l'unico valore che abbiamo, no? È quello di loro devono poter sapere che se noi diciamo che una cosa è vera o non è vera, risponde allo stato dei fatti. E quindi quando ci sono gli stati di crisi non ha senso negare l'evidenza, ha senso fare le parziali ammissioni, scegliere su quale parte del campo giocare la partita. Invece noi abbiamo continuato a negare fino all'ultimo, fino a quando non siamo arrivati, Presidente, all'orlo del precipizio, quindi siamo arrivati alle inchieste palesi, siamo al 2012, in il caos più assoluto e più totale. E devo dire qui in questa sede, lo dico perché mi voglio togliere un sassolino, di noi ci siamo arrivati con grande amarezza, perché noi eravamo convinti di giocare dalla parte giusta della barricata, eravamo convinti di giocare per la città, e invece non è stato evidentemente così, perché mai avrei immaginato che qualcuno... Mai avrei immaginato che qualcuno potesse mettere a rischio i valori della città in sensi economici, perché la fondazione era il motore quasi indispensabile in una città d'arte come Siena, senza una legge speciale che la protegge e che consente di preservare i suoi monumenti. Di fatto nella fondazione aveva trovato il surrogato per garantirsi un futuro a lungo termine senza problemi economici. E invece purtroppo è andata diversamente. In questo contesto succede il patatrac, il comune, gli enti cominciano a saltare, viene fuori inizialmente l'università che ha un buco di alcune decine, non mi ricordo più, di milioni, l'ente nazionale dell'Enoteca Italiana chiude i battenti perché non ha più le risorse nel bilancio, il comune che nel frattempo si era indebitato facendo una forma di BOC, tipo i bot che acquistava, che li metteva la banca e li acquistava la fondazione ha più risorse, un po' più acquistarli, si trova improvvisamente indebitato e per problemi di bilancio si dimette il sindaco Ceccuzzi. Ecco, c'è questo momento di grande fibrillazione
in cui tutto ciò che veniva fatto assieme. Magari collocarci anche nell'anno, cioè quando dice. Siamo nell'anno esattamente 2012. Diciamo, tutto questo inizia con la fine del 2011 e prosegue per tutto il 2012 fino alle dimissioni del sindaco Ceccuzzi, che siamo appunto a giugno del 2012. Lo ricordo bene perché io resto senza lavoro, e non solo senza lavoro perché decado insieme al sindaco, ma anche in un contesto difficile perché non ci sono più neanche i lavori da fare nel nostro settore e non ho neanche più una buonissima reputazione, perché vengo inserito anch'io impropriamente fra coloro che hanno rovinato Siena. Ma io ho sempre fatto il lavoro, non ho mai fatto politica attiva, proprio per, nemmeno Davide, per rispetto del ruolo che avevamo, noi scegliemmo molti anni prima di non iscriverci a nessun partito e non fare mai politica attiva, perché lavorando a contatto con le istituzioni e con i politici doveva essere chiaro che il nostro era un lavoro, come quello del dentista, dell'avvocato, dell'idraulico e non nient'altro e non diversamente da quello. E però se poi le cose sono andate diversamente, quindi succede che a giugno io mi trovo improvvisamente senza alcuna fonte di reddito. Ci reinventiamo, anche grazie a David, un free press che dirigo in quel periodo lì, che era una piccola entrata ma era un modo per restare comunque visibile sulla piazza, ed è quello che ci tiene insieme i rapporti da quel giugno 2012 fino a quando purtroppo David è morto. Perché? Perché di fatto i colleghi continuano a chiamarmi, però io, non essendo più in comune, non ho più un titolo o un ruolo per parlare. E io e lui continuiamo a avere rapporti, soprattutto perché lui come Banca Monte dei Paschi era uno degli sponsor, uno degli acquirenti di spazi pubblicitari di questo Free Press. E quindi in quel periodo lì un po' i rapporti si allentano, anche perché per me è stato un periodo veramente molto complicato e molto difficile. E quindi sono un po' perso nei miei problemi e non vedo bene i suoi. Diciamo che comunque i rapporti sono andati avanti, e a questo punto salto all'ultima volta, all'ultimo periodo proprio. E sono a casa, vedo sulle agenzie che è in corso una perquisizione a casa sua, e quindi come facevamo sempre, cercando di trovare il lato buffo, il lato curioso, ironico di tutte le cose, provo a mandargli un messaggino telefonico, gli dico: vabbè, dov'è che ti devo venire a portare le arance? E lui mi risponde: non scherzare su questa cosa. Allora, una frase che non vuole dire niente. Per me era un indizio che qualcosa non andava bene, quindi decido di lasciar passare un po' di tempo. Lo richiamo varie volte e cerco di andarlo a trovare. Cerco di andarlo a trovare e alla fine decidiamo di vedersi, ma dopo una lunga discussione, perché lui... Più o meno si ricorda quando ha avuto luogo questo incontro? L'incontro è stato, la data non mi ricordo, ma si recupera facilmente, era il giovedì mattina della settimana precedente la morte, mercoledì. E alla fine, insomma, mi dice, dico: dai, vediamoci. È stato l'unico incontro che c'è stato dalla perquisizione al decesso. Lui mi fa: dice, dove ci vediamo? Ha detto: verrò a trovarti in ufficio. Dice: ma in ufficio, sai, se poi ci ascoltano. Ha detto: guarda, tanto non ci abbiamo mica niente di strano da dirci. Ho detto: poi se proprio non te la senti, andiamo a prendere un caffè. Anche peggio. Ho detto: ma scusa, ma perché? Oh, sai, mezza frase, presa fuori dal contesto, uno può pensare chissà che cosa. Quindi comincia il nostro incontro passeggiando per i corridoi della banca e poi alla fine lo convinco a tornare in ufficio. E in ufficio trovo una persona, cioè mettendosi a parlare trovo una persona che quasi non sembrava lui, perché lui è sempre stata una persona molto, ripeto, corretta, educata, non alzava mai la voce, ma sempre molto determinata e molto forte. È una persona quasi un po' assente che mi diceva: ah, sai, io mi vorrei far cambiare ruolo perché così è troppo lavoro faticoso, ti non ti rendi conto che anni sono stati questi, e sempre in prima linea.
e poi addirittura faccio ragionamenti tipo mi dice mi piacerebbe andare a lavorare la terra perché la famiglia di Davide ha una casetta nel Chianti e dico Davide ma te non hai mai fatto neanche l'orto, ho detto che vai a immaginare no però quindi però non sono ancora troppo immerso nei miei problemi per capire o tentare di capire che qualcosa davvero non va. Poi mi dice che vuole andare a parlare con i magistrati e gli dico ma sì ma per dire che cosa? Dice no sai io sai ho lavorato con tutti lo sai posso ricostruirgli uno scenario lo scenario politico di Siena. Ho detto Davide ma lo scenario politico di Siena lo stanno da soli non è che devi andare a ricostruire te. Hanno già sentito in varie occasioni diverse i presidenti della fondazione, l'ex sindaci, quindi cioè, lo sanno anche tutti gli spostamenti che ci sono stati, figurati. Poi ho detto fai te, a me ho detto sembrerebbe quasi una cosa sospetta che uno si propone dopo la perquisizione per andare a parlare. E niente, questo, il nostro incontro poi finisce che si decide di rivederci perché ci aveva da fare e che comunque dovevamo un po' ridimensionare tutte le nostre idee perché il momento era così e lui non se la sentiva. Questo accade il giovedì mattina. Quanto è durato questo incontro? Sarà durato un'oretta e mezza. Sempre all'interno quindi della... Sempre all'interno della banca. Prima abbiamo preso un caffè girando per i corridoi e poi siamo seduti lì. Il pomeriggio e la sera succede il famoso fatto poi che c'è quella fuga di notizie alla banca. Concordato orario giorno. C'è quella fuga di notizie sulle responsabilità civili, cioè viene chiesto di Nomura e praticamente il giorno dopo poi scoppia tutta il casino che pensano tutti che sia stato Davide a passare al Sole 24 Ore alla Nazione la notizia. In verità poi si è appurato che non era così, ma anche questo è un elemento in più che peserà. Ecco, questo è quanto. Il giorno che succede il fatto, io sono a cena per conto mio a casa, stavo guardando ho guardato la TV, io tengo sempre il cellulare silenzioso, l'ho imparato da lui tanti anni prima e a un certo punto lo guardo e vedo ci sono 10 chiamate di persone tutte amiche diverse, quindi comincio a richiamare la prima e mi ha detto ma sai niente di David? Dico no, dentro di me penso vai l'hanno arrestato e mi guarda mettiti a sedere e mi dicono quello che è successo, quindi prendo, mi precipito fuori e vado lì. L'ora non me la ricordo e niente, vado lì, cerco di stare vicino alla famiglia e decido con la famiglia di occuparmi io nei giorni successivi dei rapporti con la stampa. Dato lì nel senso nel vicolo? Sì, non sono arrivato al vicolo, era già sbarrato. Quindi lei non è arrivato al vicolo? Sono in via dei Rossi all'incrocio, l'incrocio è che lo sbarramento era lì. Le persone... Poi dice quando ho raggiunto la famiglia, quando l'avrebbe raggiunto? Trovati lì, qualcuno ho trovato lì, ora io esattamente da quel momento in poi non è che ho una memoria precisa perché immaginate insomma non era... Cioè, certo. Però chi ha trovato lì? Sicuramente i fratelli. Il fratello, sì. Sicuramente i fratelli, perché con loro concordo di seguire io i giornalisti. Io mi sono stato a dire, guarda, se volete parlo io con i giornali e le televisioni, perché immagino subito, facendo questo lavoro, che ci sarebbe stata un'attenzione mediatica molto forte. E sapendo bene come funziona questo lavoro, immaginavo che questa attenzione mediatica avrebbe molto probabilmente fatto delle ricostruzioni di David poco attinenti alla persona che era. E quindi decido di essere io a occupare gli spazi, perché la famiglia non avrebbe parlato, e allora era meglio che parlasse qualcuno che lo conosceva bene e che sapesse dire chi era e cosa facesse. E continuo la serata... finisce davanti a casa di Antonella, quel famoso episodio col fratello
i magistrati, ero lì anch'io e ho letto un po' di resoconti delle audizioni passate, confermo che sia andata più o meno in quel modo. Devo dire che il fratello Antonella non è che fece niente di particolarmente eclatante, però ecco, anche io mi provai a intromettere per spiegare e mi fu detto di stare zitto, non essendo familiare. Per fortuna arrivò lì l'avvocato Cozzi Lepri, che portava fuori il suo cane, e riuscì lui a districare la matassa. E questa è la fine di quella giornata. Poi io nei giorni e negli anni successivi ho sempre avuto una posizione un po' diversa da quella della famiglia. Non ho mai condiviso tanto la scelta di fare tutto questo clamore mediatico, ma ho capito anche che io, pur essendo per me come un fratello, io non sono la famiglia sono loro, fra l'altro sono persone a cui io sono legato, a cui voglio bene, ero soltanto testimone di nozze, e quindi ho scelto volontariamente di mettermi in disparte e di tacere, insomma, ecco. Cioè, parlo con i giornalisti che mi cercano, ho parlato negli anni e parlo tuttora con quasi tutti quelli che scrivono e fanno servizi televisivi, ma lo faccio sempre, diciamo, in tono minore. Ecco, questa è un po' la storia. È lecito, lei che opinione si è fatta della morte di Davide Rossi? Una sua opinione del tutto, sì, personale. Premesso, appunto, le opinioni sono opinioni. Diciamo, io nel mio passato mi sono anche occupato di nera e di giudiziaria e quindi sono abituato a pesare le cose. Se devo pesare le cose, devo dire che il piatto di quello che sta sull'ipotesi suicidio pesa di più di quello che sta nell'ipotesi omicidio, ma che purtroppo non siamo in grado al momento di escludere anche la seconda ipotesi. Non credo personalmente che sia possibile immaginare un omicidio legato a chissà quali segreti sapesse David, perché il nostro vero problema era sapere le cose a dritto. Non è che queste persone che fanno quel tipo di lavori, i sindaci, i presidenti delle banche, parlano anche con i loro addetti stampa personali che frequentano da anni liberamente, perché probabilmente anche voi parlamentari, non so con i vostri collaboratori come fate, ma c'è sempre il retropensiero che comunque noi parliamo con i giornalisti, quindi parlando con i giornalisti a noi è bene dirci stretto e indispensabile. Quindi io non credo che David potesse essere a conoscenza di chissà quale segreto, anche perché credo che in qualche modo mi avrebbe messo sull'avviso e anche lui si sarebbe comportato diversamente. Il nostro lavoro negli stati nei momenti di crisi è un lavoro simile a quello degli avvocati difensori. Se non ci racconti le cose per bene è difficile poterti aiutare, non solo. Se avessimo avuto quello scenario lì in mano, io, ma anche David, avremmo scelto linee difensive diverse, non avremmo negato tutto fino all'evidenza. E quindi, oppure David mi avrebbe, se fosse stato costretto a fare in quel modo, mi avrebbe messo sull'avviso. Cioè, noi ci abbiamo messo la nostra faccia, la nostra reputazione, noi abbiamo raccontato per 2-3 anni a tutti i colleghi giornalisti della stampa e della televisione che Siena, che il Monte dei Paschi non aveva problemi, erano tutte sciocchezze e che andava tutto bene. Quindi io personalmente lo trovo, è il rammarico più grande della mia carriera professionale, questo. Quindi sono portato a pensare che David, e anche per formazione, David non era un economista, era laureato in storia dell'arte, conosceva a menadito la storia, la geografia, la storia di Siena, l'arte di Siena. Ma non l'economia, che fossero derivati non lo sapeva nemmeno lui, quindi non posso pensare. E anche le volte che sono, quando è cominciato a emergere il problema, anche lui era abbastanza all'oscuro. Quando è cominciato a scoppiare il fenomeno dei derivati non ha chiesto informazioni anche lui ai vertici della banca, quindi non credo questo, e non credendo questo resta difficile immaginare appunto che potessero esserci dei segreti così importanti da giustificare un'azione di quella di uccidere una persona. È un atto gravissimo e
insomma non è così banale da fare, e quindi mi sembra improbabile, cioè se uno lo voleva uccidere ed era programmato di ucciderlo aveva tante occasioni diverse, piuttosto che infilarsi per il corso di una città e salire tre piani, litigarci, discuterci, penzolare alla finestra e buttarlo di sotto. Tre mattina alle sei andava a correre, la città era praticamente deserta, andava a fare nei weekend delle bellissime passeggiate in montagna da solo con il cane, le occasioni non sarebbero mancate. E quindi questo per quello che riguarda l'ipotesi grandi fatti di banca. Se poi invece, come dopo è venuto fuori, che ci possono essere stati gli episodi locali, di feste, festini, queste cose qui, e dove... Che un cittadino non è mai stato invitato, no, a queste feste, okay, al di là di essere stato invitato, no, per dire, quindi ne ha mai sentito parlare, o non contavo niente, o beh, vabbè, no, è una battuta, sì, ma voglio dire, lei un uomo che ha vissuto profondamente la città, da come ha raccontato, la città di provincia, ha mai sentito parlare di questi festini, al di là di essere stato invitato? Io ho sentito parlare di feste, ma di festini, sì, no, beh, ma di feste normali, cioè che la gente si trova in qualche casa. E perché secondo lei l'ex sindaco Piccini a un certo punto ha accennato a questo, che è anche una persona che lei conosce bene, con la quale avete avuto delle frequentazioni, se ne è uscito con questa storia? Questo va chiesto a lui. Sì, certo, ma se lei si sarà fatto un'idea. L'idea che mi sono fatto è che si vede lui, sa, io sinceramente quando l'ho sentito mi ha stupito, ma se vi ricordate quell'intervista, è un'intervista un po' presa sotto banco, perché lui ha tentato di non era un'intervista, lo ha parlato e quando ha capito che lo stava intervistando forse l'ha anche un po' tirata là, non lo so, va chiesto a lui, lui ha dato delle risposte, io non ho letto che cosa ha detto a Genova e quindi non posso interpretarlo, l'ho rivisto, ne abbiamo a volte parlato, ma brevemente, anche perché è una cosa che nessuno di noi due ha voglia di discutere, e quindi non ce l'ho un'idea, sinceramente non credo che se ci sono stati siano stati questi festini così orgiastici come vengono rappresentati, essendo Siena un piccolo paese, credo una cosa del genere sarebbe venuta fuori, immagino di più magari cose comunque che per un piccolo paese possono avere una rilevanza non proprio come dire bellissima, e che quindi, ecco, allora si parla sempre per ipotesi, se devo immaginare che possa aver avuto un esito diverso dal suicidio, devo immaginare che qualcuno, come è stato rappresentato, ha chiesto conto a lui, e Davide, la parola era, senza mai alzare la voce, in due parole ti poteva far perdere il capo, perché era caustico, terribilmente caustico, era la sua specialità, e quindi possa essere nato un diverbio che ha portato a questa conclusione drammatica. Lo trovo difficile da credere, improbabile, però non lo posso escludere, perché le indagini non ci consentono di dire in modo univoco come è andata a finire. Questo, ecco, di sicuro lui, Festini, può essere andato a riprendere qualcuno, ma lui era una persona che non sopportava la vicinanza fisica, se ti avvicinavi troppo si allontanava, la mano non te la dava mai, in 20 anni di amicizia... Non le ha mai dato la mano? No, non siamo nemmeno mai abbracciati, io la notte sogno di abbracciarlo, e per dire, quindi immaginarsi... Non andava nemmeno in piscina, perché secondo lui erano posti poco igienici. Ora, immaginarmelo in questi scenari mi fa veramente... Non lo ritiene. O lui ha finto con tutti noi per tutta la sua vita, o se no, boh. Non lo ritiene plausibile. Un'altra domanda, poi l'onorevole Cenni si è prenotata per delle domande. E del gruppo della birreria, lei che è un uomo che ha vissuto la... e che vive la città in modo profondo, cosa mi sa dire, se ne è accennato in questa commissione, un gruppo di potere? L'ho visto nascere il gruppo della birreria perché nasce di fatto per appoggiare la candidatura del sindaco Ceccuzzi, quindi è un'area diciamo progressista, indipendente, ora civica, e nasce vicino a Mussari, come diciamo è un gruppo legato
a Mussari, questo movimento giovanile, diciamo così, che poi da giovanile sono diventati tutti adulti, ma che continua in varie forme e in modo diverso a riconoscersi nelle stesse cose, quindi sono persone di successo, che hanno, insomma, fanno carriera e che pensano di contare in città. Personalmente io ho sempre sconsigliato il sindaco Cecuzzi di farsi appoggiare da questo gruppo, ma non perché chissà cosa facesse, ma perché appunto era sempre considerato un gruppo un po', diciamo così, ondivago, adatto a tutte le stagioni. E poi finisce invece all'opposto, quindi niente, comunque in quel gruppo ci sono tante persone che conosco, di cui sono amico, e quindi considerarli magari persone in carriera e che hanno voglia di fare carriera, questo sì, che facessero qualcosa di male, sinceramente penso di no. Onorevole Cenni. Grazie Presidente, intanto per ringraziare il Dottor Taddei per la sua presenza ed anche per la ricostruzione puntuale che ci ha fatto dei suoi rapporti con Davide Rossi, credo non semplice anche dal punto di vista no. emotivo. Ovviamente a noi interessa inquadrare il profilo di Davide Rossi. Noi in questi mesi abbiamo ascoltato e raccolto, diciamo, racconti anche molto diversi sul suo profilo, fra chi, diciamo, ha ipotizzato che Davide Rossi custodisse segreti importanti sulla banca, quindi anche immaginando che questo potesse essere una delle ragioni della sua morte. Qualcuno che ci ha raccontato di Davide Rossi come di un uomo che comunque deteneva un potere importante, anche risorse importanti da gestire, penso alle sponsorizzazioni e quant'altro. E anche abbiamo ascoltato il racconto di un uomo fragile, profondamente provato dalle indagini sulla banca che in qualche modo lo hanno sfiorato, che in qualche modo, diciamo, emerge anche dal suo racconto di quelle ultime settimane. E quindi ecco, vorrei tornare un attimo su questo, in modo particolare su quell'ultimo periodo che va dalla data della perquisizione alla morte di Davide, quindi la perquisizione, la paura dell'arresto, anche se lei non ce lo ha riferito, diciamo, parlando delle sue criticità, o forse anche il timore di essere licenziato. Ecco, vorrei che tornasse un attimo su questo punto per approfondire proprio quei giorni. Sì, prima di tutto vorrei anche qui chiarire una cosa sulle sponsorizzazioni. Allora, Davide uomo di potere, molti lo vedevano come uomo di potere, se lo è stato negli ultimi anni della sua vita, perché in tutti i decenni precedenti e fino al 2006 Davide era una persona che andava a vedere la tifosa del Siena e andava a vedersela in curva, nemmeno in tribuna d'onore, perché gli piaceva stare insieme ai suoi amici. Era una persona che quando poteva si metteva in jeans e andava in contrada. Il sabato e la domenica andava sulla Monte Amiata a fare le passeggiate con il cane. Non propriamente l'immagine di un uomo di potere. E anche le risorse che lui gestiva dopo, i famosi 60 milioni di euro che Davide gestiva, Davide li firmava. Ma le scelte di sponsorizzare con 15-20 milioni di euro il Siena Calcio piuttosto che la Menzana Basket, mica le prendeva lui, venivano prese a un livello diverso. E se andate a vedere i budget pubblicitari che usavano e che usano tuttora le banche di quelle dimensioni, vedrete che 60 milioni di euro non sono un budget particolarmente ricco. Questo è comunque vero che la gente lo incensava e lo portava per benino, perché lo immaginava in quel modo, ma era, diciamo, è una visione un po' distorta, non è esattamente così. Per quello che riguarda quei giorni, io scusate però, io non riesco a seguire però l'audizione, per quello che riguarda quei giorni. Ripeto, dal momento in cui lui ha la perquisizione lascio passare almeno 10 giorni, poi comincio a ricercarlo e piano piano messaggini, e fino a quando appunto non ci parliamo telefonicamente più volte per riuscire a incontrarci. Io esco da quell'incontro
un po' frastornato perché non lo riconoscevo, però uscendo al Monte dei Paschi dico vabbè, io sono una persona sicuramente in difficoltà. Gli dissi anche, ma se hai la coscienza a posto, ho detto, di cosa ti preoccupi, no? Perché devi andare a parlare con il magistrato? Disse, bastasse avere la coscienza a posto. E comunque, dicevo, scendendo le scale, pensai, vabbè, però il suo lavoro ce l'ha. Che vogliono mandarlo via non è sicuramente vero, e comunque non sarebbe stato sicuramente facile, e comunque avrebbe avuto per contratto 18 mesi di stipendio, perché i dirigenti della banca hanno 18 mesi di stipendio. I rapporti familiari sono saldi, la famiglia è a posto, si vogliono bene, stanno bene, con Antonella, Carolina, ha tutti i suoi affetti al posto giusto, ha le sue passioni, la sua attività, Siena, Menzana, Contrada, storia dell'arte senese. Davide è quello che ha fatto fare il museo all'interno della banca, è quello che ha riportato le vecchie opere d'arte trecentesche in giro per l'Italia a Siena, è quello che ha fatto il censimento delle opere d'arte dentro le filiali della banca, che nemmeno la banca sapeva di avere. Cioè Davide era questo. Ecco, quindi mi sono un po' perso. E comunque dicevo, ho pensato che io stavo molto peggio di lui, perché io ero senza lavoro, mi stavo separando, ero senza lavoro da un anno, quindi veramente ero in grandissima difficoltà. E quindi tra me e me pensai che insomma alla fine tutto questo sarebbe passato e sarebbe tornato il Davide di sempre. Non avrei potuto mai lontanamente immaginare che si potesse suicidare, o che si, fermo restando, sia stato non meno un suicidio. Certo è che dopo il fatto io, come tanti altri amici, abbiamo cominciato a vederci, a parlarne, a rimettere insieme i pezzi, a cercare di capire, no, come si fa, perché ti senti anche in colpa, no, di non aver visto, non aver capito, di non aver considerato, di aver pensato per te. E mettendo insieme questi pezzi viene fuori da vari racconti, e poi sono persone, alcune le avete anche sentite qui, di una persona in un momento di grande difficoltà. Scopri che appunto a casa parlava con i bigliettini di carta, c'è chi l'ha visto seduto un'ora fermo vestito da jogging la mattina dalle 6 alle 7 nella panchina sotto casa, quell'altra persona che ci si è quasi scontrata per Vallerozzi e non se n'è nemmeno accorto, altre persone mi hanno detto che negli ultimi tempi nemmeno salutava, cose di questo tipo. Quindi sì, c'è un malessere, c'è anche sicuramente una tensione emotiva forte, perché vi ripeto, non è stato semplice per noi fare quel tipo di lavoro e prendere quel tipo di posizione. E io non sono di origine senese, quindi ho una visione un po' diversa della città, ma per un senese preso dentro i suoi valori della città, di questa specie di piccola repubblica a sé, essere messo dalla parte di quelli che hanno rovinato la città è un carico pesante, lo è stato per me. Oggi non mi sento di essere da quella parte lì, ammetto di essere stato ingenuo e non aver capito per tempo le cose, ma ecco, su di me ha avuto un certo tipo di peso, su di lui l'ha avuto sicuramente maggiore. Che aveva compiuto anche atti di autolesionismo, l'ha saputo l'ho scoperto dopo dalla famiglia, sì. Senta. Come ho scoperto dopo la famiglia che c'era la borsa pronta per essere perché temeva di essere arrestato dopo la storia dell'insider trading. Senta, lei ha ovviamente saputo, è venuta a conoscenza dell'interlocuzione via mail che c'è stata con il dottor Viola in quei giorni, no? E in modo particolare con un'ultima mail con cui lui quasi dice che se non ottiene, diciamo, questo incontro con i magistrati o quant'altro potrebbe pensare al suicidio. E poi ancora sa che sono stati ritrovati dei bigliettini nel cestino del suo ufficio ipoteticamente destinati alla moglie. Ecco, vista anche la sua conoscenza, sono a chiedergli se lei ritiene credibili
diciamo, il linguaggio, le modalità che sono stati usati da Davide Rossi sia nell'interlocuzione con il dottor Viola che con i bigliettini che sono stati ritrovati. Ma io quando ho saputo di queste cose mi si è veramente ghiacciato il sangue, perché immaginare che Davide arriva a chiedere aiuto voleva dire no che era disperato, di più, perché io lo chiamavo l'uomo che non deve chiedere mai, cioè lui proprio non ha mai chiesto aiuto a nessuno, era proprio un suo punto, non ha mai chiesto scusa ma nemmeno aiuto, era il suo modo di essere, che curioso anche, perché alla fine si capiva che era una cosa difensiva. Davide è una persona molto sensibile che aveva scelto di mettersi questa maschera di uomo glaciale per non farsi scoprire, ma insomma in verità era tutt'altro tipo di... Chi lo conosceva bene lo sa benissimo, era una persona ironica, divertente, spiritosa e molto molto sensibile, e anche a suo modo affettuoso, non affettuoso nei gesti ma nei fatti, era così. E quindi no, aver visto aiuto domani mi suicido, stasera mi suicido, è stato uno shock per me. E allo stesso modo devo dire che le perplessità di Antonella sui bigliettini dove lei è chiamata Tony sono vere. Lui non l'ha mai chiamata Tony, ci abbiamo scherzato mille volte su questo fatto, e nemmeno l'avrà chiamata mai amore, perché anche questo era un vezzo di due giovani invecchiati come eravamo noi, che ci divertivamo a dire che l'amore non esiste. Quindi né io né lui chiamavamo le nostre corrispettive dell'epoca, mi scuso con le persone, amore, non abbiamo mai chiamato amore. Però ho anche pensato lì che fosse così, che una persona appunto in quel momento lì, in quella situazione lì, cercasse le parole giuste. Noi viviamo di parole, io e lui abbiamo vissuto di parole, quindi è difficile poter spiegare qualcosa del genere a qualcuno a cui vuoi tanto bene, no? E quindi magari cerchi le parole più vicine a lui, quelle non gli hai mai detto. Io me la sono un po' immaginata così, però è vero che non l'aveva, sicuramente non l'ha mai usata. Dottor Taddei, nei racconti appunto che noi abbiamo avuto di questi giorni difficili, c'è stato un passaggio in cui Davide Rossi afferma di essere stato tradito da un amico. Lei si è mai fatto un'idea su questo riferimento? Ma è una cosa che abbiamo indagato lungamente e non saprei dire con esattamente, però lui imputava, secondo le ricostruzioni che abbiamo fatto noi, a qualcuno il fatto che fosse stato oggetto di quella perquisizione. Quindi lui, secondo le nostre ricostruzioni, potrebbe essere stato questa persona che in qualche modo ha indirizzato i magistrati verso di lui, perché ritenuto come quello che teneva ancora i collegamenti dentro la banca con Mussari. Però è una supposizione e non mi sembra nemmeno corretto in questa sede fare un nome, ecco, sarebbe veramente una cosa, un cicciolo di paese. Ma cosa che le voglio chiedere è questa: lei ha già detto nel suo intervento iniziale che la sua opinione rispetto al grande rilievo mediatico che ha avuto questa vicenda è più propensa verso, diciamo, il danno rispetto all'utilità che può aver prodotto. Però le chiedo se, a suo parere, anche ripercorrendo mentalmente questi anni, le indagini che ci sono state, può esserci stato qualche ambito di indagine più trascurato di altri, cioè se secondo lei c'è qualcosa che non è stato sufficientemente indagato. Allora, per precisione, io non ho detto che lo vedo più dannoso, diciamo che io avrei preferito che non fosse fatto così, perché appunto è un tritacarne dove mi vedo rappresentare quello che per me era ed è un fratello, in un modo che io non ho mai visto e non ho mai conosciuto. Però diciamo alla fine probabilmente aveva ragione Antonella, era necessario perché si arrivasse fino qui. E per quanto riguarda gli ambiti,
di indagini mi sono sempre chiesto una cosa io. Da giornalista di nere giudiziarie ci hanno sempre insegnato che quando si cerca un omicidio la prima cosa da cercare è il movente. E qui sono sempre cercati gli indizi, sono sempre fatte ricostruzioni di chi c'era nel veicolo, chi non c'era, di come è caduto il corpo, ma non ho mai sentito la stessa attenzione nell'immaginare di quale potesse essere il movente. Perché senza movente è difficile immaginare un omicidio. Io non credo che il movente potessero essere chissà quali segreti custoditi da David. Come sinceramente ho avuto l'impressione che non credano nemmeno la maggior parte dei giornalisti che hanno fatto i servizi televisivi che tutti conosciamo in questi anni e con i quali ho parlato e continuo a parlare tuttora. Cercare il movente sarebbe, o immaginare il movente, cercare di dedicare del tempo a immaginare il possibile movente, secondo me ci avvicinerebbe alla verità, fatto salvo che purtroppo la prima indagine è andata come è andata e non ci possiamo fare più niente. Non voglio neanche esagerare nel tirare la croce addosso ai magistrati, perché io c'ero lì e sinceramente nessuno lì ha pensato che fosse qualcosa di diverso dal suicidio. Poi, come dice l'amico Paolo Mondani di Report, dice che tu non l'abbia pensato te è normale, che non l'abbiano pensato loro non tanto. Però, ecco, questo è quanto. Grazie. Prego. Grazie, Presidente. Allora, lei nella sua ricostruzione a un certo punto dice, tornando a quella sera della morte del dottor Rossi, avevo 10 chiamate perché tengo il cellulare silenzioso. Lei si ricorda di chi erano queste chiamate? Me ne ricordo 2 plurime, poi... Ci vicino al microfono. Sì, ne ricordo 2. Alcune chiamate erano di Stefano Bisi, che io ho lavorato con lui 10 anni e anche Davide ci ha avuto rapporti molto stretti, e di Sonia Corsi, che all'epoca era la responsabile dell'agenzia dalla quale io ero uscito, perché facendo il portavoce del sindaco fui costretto a venire via dall'agenzia. Gli altri non mi ricordo più. Quindi lei chi è che ha richiamato queste 2 persone? Ho cominciato da Bisi perché c'erano 5 chiamate sue. E lei poi sono partito. Ok. Lei ci ha detto, quando ho richiamato mi hanno detto sai cosa è successo. Sì. Lei si ricorda le parole precise di cosa le è stato detto da Bisi? Mi ha detto di mettermi a sedere e poi mi ha detto che Davide era morto. E all'inizio non ho capito. Cioè, ho detto scusa come? E poi insomma, ho capito, sono messo a piangere e finita lì. Ok, l'ultima cosa, lei nella sua ricostruzione a un certo punto ha detto, se non ho compreso male, pensava di giocare dalla parte giusta e invece sì. Ha capito diversamente. Ci può spiegare meglio cosa intende con questa frase? Allora, sì, molto semplice. Diciamo, Siena per molti anni, per un decennio almeno, anche di più, si è trovata in una posizione di essere così, si era costruita con la Fondazione Monte dei Paschi una risorsa importante per il suo futuro. E le persone che avevano contribuito a fare questo erano i sindaci, i presidenti della banca, i presidenti della fondazione, che si sono succeduti in quegli anni lì. La convinzione è comunque l'attacco verso il Monte dei Paschi, il tentativo di farlo, di fargli acquisire qualcosa o di farlo fondere con qualcosa, comincia a essere in atto da molto tempo. Diciamo che comincia con la Banca 121, che è un'acquisizione, ancora c'erano ancora le vecchie lire, dove il Monte dei Paschi di fatto prende una stangata da, se non mi ricordo male, da 2.000 miliardi di lire. E quindi c'è questa sensazione di una città aggredita dall'esterno, dai poteri forti di questa nazione, per espropriarla del suo bene, che è la banca, che gli consentirà di vivere a lungo nel futuro. E questa chiusura quasi a riccio che fa la città, viene sposata da tutti, dai cittadini, dagli enti locali, e c'è questa specie di visione davvero quasi autarchica in cui si rifiuta tutto ciò che non è
della città, tant'è vero anche la scelta di avere figure apicali senesi e non grandi manager che vengono da fuori, perché con la convinzione che è meglio avere uno di noi che avere qualcuno che viene dall'esterno, magari più bravo ma che fa, segue altri tipi di interessi. Quindi c'era l'idea di essere all'interno di un progetto di governo della città che avesse come obiettivo e che lo stesse realizzando di conservare questo patrimonio e di riuscire a mantenere questo potere economico della banca all'interno delle mura e che appunto servisse a alimentare un benessere diffuso che era fatto di contributi alle associazioni, alle parrocchie, per fare le cose che ho detto prima. Ci sono stati anche soldi spesi male, non voglio che sembri sia il paradiso terrestre, però questa è la situazione. Da un certo punto in poi la voglia di diventare banchieri evidentemente ha il sopravvento, perché non avrei mai immaginato che qualcuno potesse avventurarsi a giocare sui tavoli verdi della finanza internazionale giocandosi tutto il patrimonio della città come se fossero soldi suoi. Questo mi sono sempre immaginato, anche nello scenario più brutto possibile, perché poi non siamo bambini, quindi i mercati sono fluttuanti, cambiano, ci sono le cose impreviste, quello che volete. Mi sono sempre immaginato che chi fosse al governo avesse comunque un progetto nella testa in cui era fatta salva la sopravvivenza della città, cosa invece non è stata, perché la città ha perso tanti posti di lavoro importanti e ha perso risorse economiche quantificabili in 50-60 milioni di euro l'anno. Il territorio ha perso 100 milioni di euro l'anno. Questo è il senso. Grazie. Prego. Il problema è che non bisogna mandare ad amministrare banche o società chi non mette il proprio capitale nel rischio. Questo è un po', io la penso così almeno. Però eravamo convinti di aver messo il migliore di noi. Sì, però è capitato in tante realtà, cioè nel senso anche. Sì, sì, è vero. Non è capitato solo a. Siena è una città di provincia. Sì. Ma io vengo anch'io da una città di provincia in cui è capitato. Però ha pesato molto l'affare 121, perché la fregatura presa con 121 spinge ancora di più a decidere di non cercare il grande manager che magari gioca su tavoli diversi, ha interessi diversi, fa la grande affare dopo due anni e da un'altra parte, quindi lui ha fatto le sue scelte e noi restiamo col cerino spento. Meglio uno meno capace ma più affidabile. È stato drammatico. Oltre a Banca 121 c'è stata anche la Banca Agricola Mantovana. La BAM. Quella non è stata un affare, è sballato credo, non so. No, non credo, è una banca buona. La 121 sì. Sì. No, ma perché lei mi ha fatto venire in mente come Davide Rossi poi a un certo punto avesse avuto anche degli incarichi a Mantova, sempre nell'ambito culturale mi pare. Esatto, la mia idea, ma non abbiamo mai parlato, non c'è mai stato il tempo, secondo me era il suo salto finale, lui era convinto di a un certo punto di mollare la parte economico-finanziaria e di occuparsi al 100% di opere d'arte, perché il suo mondo era quello, lui era la sua passione, era la sua attività principale. Ma in particolare su Mantova ne avete parlato di questo suo ruolo? Lui gli piaceva, perché fare il vicepresidente dell'istituzione di Palazzo Te voleva dire essere dentro una delle istituzioni culturali più importanti d'Italia. Quindi aveva trovato il modo per arrivare dove aveva sempre sognato. Mentre a Siena lui non era riuscito ad occuparsi. Sì, sì. Sì, anche a Siena. Allora, lui a Siena, diciamo, tutti gli acquisti che fa Fondazione Monte dei Paschi, cioè convince la Fondazione Monte dei Paschi che le opere d'arte possono essere un investimento e varano un piano di riacquisizione di opere d'arte senese sparse un po' in giro in qualche collezione italiana. La stessa operazione la fa con la Banca Monte dei Paschi, non solo, convince la banca ad aprire alle visite la parte, diciamo, museale della banca. Dentro la Fondazione Monte dei Paschi fa istituire la società strumentale Vernice, che era quella che si deve occupare di eventi culturali e che esiste ancora. Ripeto, ha fatto
contato tutte le opere d'arte custodite nelle filiali della banca, e non era un lavoro mai stato fatto. Si parla di valori grandi. E il suo sogno era quello di occuparsi d'arte. Lasciare la comunicazione, lasciare la comunicazione e occuparsi. Sì, secondo me sì, era quello. Era la sua passione, scrivere piccoli saggi. Lui era, mi mostrava, cioè a casa c'era appesa una poesia di Tozzi con la firma autografa di Tozzi. Era un uomo di lettere e di arte, principalmente. E, più di me, ecco. Ed era anche apprezzato nel gruppo degli intellettuali senesi, era la giovane promessa David, non nel mondo accademico, perché lui è sempre stato anche, però anche il mondo accademico l'ha sempre rispettato, perché mettersi a discutere di queste cose con lui non era consigliabile, bisognava essere abbastanza ben documentati, perché aveva una memoria prodigiosa. Un'ultima domanda e poi la lascio andare. Se non ci sono altre domande, cioè, no, allora c'è un problema migliorino. Allora il migliorino vada. Sì, dopo io mi tengo. Presidente, grazie dottor Davide Taddei. Voi eravate amici di lungo corso. In verità, diciamo che apprezzo molto il lavoro giornalistico, infatti questa commissione nasce proprio con lo scopo di mettere anche a confronto il lavoro giornalistico con quello, diciamo, giudiziario. E ci sono tanti giornalisti che hanno fatto sia delle riprese televisive, quindi Le Iene, Antonino Monteleone, piuttosto che Pierangelo Maurizio con Quarto Grado, piuttosto che anche giornalismo molto locale, no? Ricordo Magrini, Borsio, ancora oggi porta sempre, diciamo, tiene in atto l'attenzione della vicenda. E io da commissario ho cercato di vedere molte di queste trasmissioni e di leggere anche alcuni libri. Proprio per quanto riguarda, ecco, diciamo, il suo incontro che ebbe con Davide qualche giorno prima, mi pare addirittura, perché mi sono segnato un po' le pagine, pagine 12 del libro di Pierangelo Maurizio, diciamo che ripercorre, almeno dice quello che un po' ci ha detto lei, che era andato in banca ad incontrare il dottor Davide Rossi. Lei si ricorda il giorno che ha incontrato il dottor Davide Rossi? È un giovedì, il giovedì della settimana precedente alla sua morte. Mercoledì era 6, quindi 28, in 28 l'ha incontrato? Sei giorni indietro, sì, 28. Ok. Se non era bisestile. Sì, mi risulta, cioè, però diciamo che almeno dal libro e poi da quello un po' che ha detto lei, che Davide Rossi non vuole stare nella sua stanza perché ha paura che qualcuno lo ascolti. Sì. Ecco, quindi lei è entrato in banca e siete rimasti nei corridoi. Inizialmente. Benissimo, nei corridoi stavamo al terzo piano, è sceso lui, cioè nel senso, perché dice alla macchinetta è ancora peggio quando ha detto lei, quando prendiamoci un caffè? No, prendiamoci un caffè scendendo al bar giù di sotto. Ah, al bar, non dentro. Ah, ok. Cioè, quindi non è che aveva paura. Abbiamo preso il caffè alla macchinetta interna, ora io non mi ricordo in quali corridoi camminavamo, mi sembra in quelli belli del chiostro, non mi ricordo come si chiamano. Cioè, nel senso, non è che aveva anche timore di essere ascoltato da qualcuno, da MPS, cioè nel senso, dice, è ancora peggio, perché lei ha detto che... Cioè, perché secondo lui se c'era qualcuno che ci ascoltava al bar, invece che ascoltare tutta la discussione, prendendo mezza frase, ascoltando non bene, poteva essere ancora peggio, perché una mezza frase fuori da un contesto può essere ancora peggiore. Ok, quindi lui aveva un po' il timore di essere ascoltato. Molto. E nella stanza, ancora, cioè nel senso, come non lo voleva... Ora, non l'ha detto esplicitamente, ma da come lo diceva sembrava lui temesse che ci fossero delle microspie. Ecco, allora in questa commissione abbiamo affrontato molto questo argomento, perché poi il 6 mattina, in maniera magica, diciamo che nel suo ufficio avrebbe avuto un incontro con la signora Ciani, dove poi in verità si apre, diciamo, un girasole, nel senso dice tutto nel suo ufficio, voglio dire. Quindi
io trovo singolare, ecco, quindi perciò ho voluto un attimo segnalare questa cosa, che con lei un amico di lunga data non parla nell'ufficio, magari con la signora Ciani, che conosceva poco e che aveva incontrato pare due volte in vita sua, forse uno scambio di mail, invece nella sua stanza, diciamo, dice tutto, cioè magari voleva far sentire quello che diceva. Lei ha un'opinione su questo, visto che poi si è trovata ad essere un sì, po'... Io l'avevo interpretato come una sua esagerata paura, tant'è vero che dopo essere stati un po' nei corridoi, alla fine ci siamo seduti alla sua scrivania, lui alla sua scrivania e io davanti, abbiamo parlato lì, la gran parte della nostra discussione poi è avvenuta nel suo ufficio, quindi alla fine si è convinto che non era, cioè che era la... Però non avete detto nulla di particolare poi alla fine, no, perché lei dice... Okay. No, anzi, alla fine si doveva parlare della pubblicità di questo Free Press, e alla fine si è parlato di lui, perché anche la mia era una scusa, io volevo vedere come stava, che diceva, cosa diceva, cioè, perché appunto di solito la nostra forza era sempre stata quella di riuscire a scherzare anche sulle cose brutte e difficili. Avevamo una serie di, come si dice, di modi di fare ormai comuni, presi in anni e anni di frequentazione, a volte anche obbligata, perché lavorando insieme in redazioni si vive accanto anche non volendo vivere accanto. E di solito la nostra forza è sempre stata quella di fare delle ironie anche nei momenti più difficili, cercando di buttarla un po' sul ridere per sdrammatizzare. Questa era l'unica volta che non voleva assolutamente sdrammatizzare. Ecco. Ok, e quando lei ha detto che è rimasto circa un'ora e mezza addirittura? Sì, penso di sì. Ora sono passati 9 anni, comunque è stato un incontro lungo, perché siamo andati prima in giro nei corridoi, abbiamo preso il caffè, siamo tornati in ufficio, ci siamo messi a sedere. Si è parlato un po' del giornale, poi si è entrato garbatamente sulle sue cose e quindi... Sì. E sulle sue cose quali sarebbero, perdono? Come stai? Ah, in questo senso? Sì. Ok. E in queste discussioni avete parlato della difficoltà del lavoro che magari ognuno di voi stava vivendo oppure no? Lui mi ha detto, ma non mi aveva mai detto niente prima, eppure noi si sentiva, per anni siamo sentiti tutti i giorni, negli ultimi 7-8 mesi, una o due volte alla settimana, ma non l'aveva mai detto. Sai, dice, perché sono stati anni parecchio difficili qui. Io dico, beh, me ne sono accorto, cioè, lo so, sono stati difficili anche per me, però non capivo, cioè faceva delle sottolineature che non capivo, come quella di voler lavorare la terra, cioè, però, o come aveva fatto qualche mese prima dicendo che il papà era morto di crepacuore per quello che scrivevano i blogger. Ah, sì, ok. Cioè, l'ho preso come una stranezza, ma è rimasta lì perché il papà in verità non è morto di quello. Ha avuto un problema di salute serio e quindi purtroppo è morto. Che lui fosse rammaricato di questo è vero, ma io mi sono andato anche a rivedere tutti i blog indietro di parecchio per vedere che cosa avessero scritto di così grave su di lui. Qualche apprezzamento pesante c'è stato, ma insomma niente di particolarmente sconvolgente o particolarmente grave o che avesse qualche rilievo penale. Ho parlato anche con l'avvocato che avrebbe dovuto fare le cause. Chi era? Può darsi un avvocato, siamo i Vecoli. E anche lui mi diceva, sì, ma lo sconsigliai, insomma, di fare. Io perché le permetto di questo? Perché a un certo punto ha detto che lui sembrava che volesse dedicarsi molto all'arte. Ora, in questa commissione... parlo di prima, cioè, non in quell'occasione. Non quel giorno, no, ok. No. Però quel giorno addirittura ha detto che forse voleva lavorare a terra. Okay. Sì. No, perché io lo dico perché è stato già pubblico, perché già ne abbiamo parlato, qualcuno, a cui David scrive, lui dice addirittura che voleva cambiare lavoro, lo dice un mese prima, ecco. Quindi forse il suo lavoro era diventato un po' pesante, che lui si stava guardando un po' intorno, questa sensazione l'ha avuta oppure no? Allora, lui mi dice che comunque vuole essere messo da Viola a fare un lavoro non così pesante, quindi è tipo andare a aggiornare i siti internet. Dei siti internet? Ah sì, questo è interessante, sì. Cioè perché non ce la faccio più a stare qui in questa posizione, rispondo al telefono tutti i giorni, a tutte le ore del giorno. Io gli dissi anche, perché sei te che fai così, perché se te il telefono lo spengi, il sabato e la domenica... Però lui era molto professionale, no? Moltissimo, troppo. Troppo, infatti. No, perché invece qualcuno, magari, oppure forse leggendo gli atti, viene posto come Davide Rossi avrebbe perso il lavoro e quindi fa un gesto suicidio. Allora, cioè, nel senso, no, è particolare. Non credo, non penso, sinceramente ecco. Non credo. Che avesse dei timori, sì, perché essendo uno che non chiede mai,
anche prima, quando arrivano i nuovi, fa un po' spiritoso, dice tanto io un lavoro lo ritrovo anche se non mi confermano, perché io non costo così tanto per le cose che faccio rispetto ai miei colleghi di altre banche, ormai ho una certa reputazione. Però bellissimo, conoscendolo lo leggevo in modo difensivo, era in verità che voleva dire ho paura che questi nuovi non mi confermeranno, in verità viene confermato. Questo avviene quando però arriva Viola Profumo, esatto, giusto, che sì, però è normale non essere generalmente riconfermati, perché esatto, diciamo questi big si portano un po' il loro team, no? Cioè, la detto sua Pirondini, paura così, che assomigliava alla paura che ebbe quando cambiò il sindaco. Ecco quindi stiamo parlando però nel febbraio 2002. Era lui che aveva un po' di FIFA, tant'è vero, io poi mi preoccupai di sapere per altre vie dal sindaco Cecuzzi se c'era questo tipo di eventualità. Però non stiamo parlando un po' di prima, ecco, non di quella riunione che aveva avuto. L'anno prima. Quindi ecco, no, che risulta molto interessante, perché magari se uno vede ha paura di perdere il lavoro e si getta, in questo caso invece stava addirittura un po' volendo ridimensionare il suo lavoro, contrasta un po' con questa visione che magari è stata vista per anni. Io vado avanti nelle domande e cerco di essere rapido, grazie delle sue risposte ovviamente. Avete parlato in quell'occasione, se ovviamente si ricorda, sono passati comunque tra gli 8 e i 9 anni, che questa commissione è già iniziata da un po' di tempo, e se avete parlato anche un po' della moglie, della casa nuova, si ricorda se avete parlato della casa nuova? In quell'occasione no, ne abbiamo parlato precedentemente, perché stava facendo questo lavoro di ristrutturazione importante, lo prendeva anche un po' in giro perché stava facendo un lavoro molto molto grande. E ne ho parlato dopo con Antonella e ne ho parlato anche con Viola, perché inizialmente cercai un modo di parlare con Viola per aiutare a superare questa situazione complicata, perché lui si trovava dopo la morte, sta dicendo. Sì. Poi è subentrato l'avvocato loro e quindi io mi sono fermato. No, perché dico? Perché a noi risulta che lui il sabato dopo, parlando col signor Fulvio Muzzi, che noi abbiamo chiamato in questa audizione, anche in questo caso grazie a Piangelo Maurizio che ci ha rilasciato, diciamo, delle interviste che lui fece e che a noi saltarono, diciamo, subito agli occhi, visto che aveva visto Cardiello che fu andato a prendere al ristorante, poi ci hanno detto è portato sul luogo, che l'aveva visto addirittura Fulvio Muzzi poco prima che cadesse da quella finestra, cioè verso le 17:30, Davide Rossi, il 6 di marzo. No? È risultato molto interessante, però ci viene detto che lui avrebbe voluto prendere il Tapirulan che stava a casa e portarla non a casa nuova, ma a casa, penso, e da quello che più o meno abbiamo capito, alla Amiata. Lei sapeva, no? Lei sa che c'aveva un'altra abitazione alla Amiata. Ci sono stato. C'è stato, mi perdoni. Però sapeva che stava vendendo quella abitazione alla Amiata oppure no? Sì, perché voleva concentrare le risorse sulla casa nuova e poi di fatto questo lavoro alla banca lo obbligava a lasciarla disabitata per lunghi periodi dell'anno. Però gli piaceva molto, anche lì avevano investito un sacco di soldi, lo prendevamo in giro, avevano speso un sacco di soldi per fare una recinzione, però era il suo rifugio. Dove... E sapeva se stava lasciando la casa di via Garibaldi? La casa di via Garibaldi? Penso no, l'avrebbe lasciata al momento in cui era finita la casa nuova. Ecco, cioè, però nel senso in prospettiva perché l'avrebbe lasciata e sarebbe andata, sì, sì, è in affitto, bravissimo. Ecco, no, perché risulta particolare che vuole un Tapirulan, cioè un oggetto che deve riportare a casa alla Amiata. Lei non ha visto magari un senso di dire mi devo rilassare un attimo, voglio prendere una pausa un po' dalla vita personale, rifugiarsi un attimo ad esempio alla Amiata, anche se questa casa l'ha messa in vendita? Ha avuto mai una sensazione? Non ci ho mai pensato, ma è possibile. Però non... Se cozzava con la sua professionalità, lui non staccava il telefono nemmeno la notte che stavano lì alla Amiata, cioè lui rispondeva a qualsiasi ora del giorno e della notte. Il 5 era stato in ferie, però no? Lo dice in alcune situazioni, lo vediamo da alcuni documenti. No, perché dicevo? Perché quei bigliettini che avrebbero poi dovuto dimostrare, diciamo, questo gesto particolare, almeno quando mi riguarda, delle frasi come credimi è meglio così, a me sembra quasi, sai, due persone che stanno insieme, che uno vuole prendere un momento di pausa, ecco, andando a vedere che vogliono, cioè che lui vuole addirittura ritornare un attimino un Tapirulan a casa Amiata che doveva vendere per andare a casa nuova, spostarlo da casa adesso, cioè volevo capire se nella sua sensazione c'era che Davide Rossi, visto un pochettino lo stress lavorativo, volesse prendersi pure, non lo so, un po' di pausa, voleva calmarsi un attimino e magari addirittura, ecco, sto bigliettino avesse un significato che diceva alla moglie
credimi, è meglio così, voleva prendersi un minuto di pausa anche dalla vita familiare, però mi permetto di chiederlo per un motivo semplice, che lei è un amico di lunga data, ha iniziato il percorso con lei, mi sta dicendo le cose secondo me importantissime, volevo capire se ha avuto delle sensazioni così oppure no. Che volesse prendersi una pausa in quel senso lì, no, ma può essere benissimo, perché era confuso, una persona che dice vuole andare a lavorare la terra, che... C'era la terra lamiata, no? Vicino no, attorno. No, questa è la casa nel Chianti dei suoi genitori. Ah, ok. Quindi c'è un'altra abitazione anche per sì, della famiglia, con un piccolissimo appezzamento di terra. Cioè, lui ha detto cose illogiche, molto illogiche per una persona molto razionale e lucida come lui. La sua forza è sempre stata la lucidità. Davide era la persona più lucida di tutti. Ed era il suo valore, oltre a essere appunto la persona discreta, con una grande memoria, una grande cultura. Il suo valore per le persone con cui lavorava era che lui aveva una lucidità fuori dal normale. David era davvero capace di prendere la scelta migliore nel modo più logico e razionale possibile. Era veramente ti stupiva. E posso chiedere se avete parlato anche di vederlo, soldi? Vederlo, pensavo avesse terminato, mi perdoni. Vederlo invece dire cose illogiche, come quella della morte del padre per quei problemi, vado a lavorare nella terra, un po' mi spiazzava, perché e quindi può essere che abbia fatto detto ad altri cose un po' strane, o che forse pensando appunto di staccare abbia deciso di rifugiarsi per un po' di tempo sulla Miata, non lo so. È molto strano anche tutta la conversazione con la psicologa del mercoledì non mattina. È psicologa, diciamo così, ancora arriva un attimino questa cosa, però non è, e diceva, scusi, anche tutto quello che dice a lei è strano, che una persona come lui, una persona che non ha mai visto, gli altre delle cose. Bravo. E avete parlato anche di soldi? No, di soldi. Ok. E volevo chiedere, lei dice che il 28, forse magari ci ritorniamo un po', non so se devo andare in segreto o meno, perché, però per quanto riguarda il 28, lei è a casa, quindi di via Garibaldi, quindi dalla dottoressa Tognazzi, e dice che assiste un attimino... Il 28 no. Il 28, mi perdoni, il 6 di marzo ho detto il 28, sì. Il 6 di marzo, mi perdoni, sì. Non so perché ho detto il 28, un lapsus. Diciamo che lei quella sera, dopo essere andato, diciamo, sul luogo, va a casa di Antonella Tognazzi, assiste un attimino, sì, alla presenza, penso, di PM, perché sì, quando sì, capita sì, quella... Ecco. Allora, io vorrei capire un attimo questo percorso che fa lei. Lei riceve, vede il cellulare con molte chiamate, sì, e quindi viene a conoscenza della morte del dottor Davide Rossi... Molto tardi. Che ore sarebbero state più o meno? Ma, dopo cena guardavo un film in DVD, e quindi a un certo punto, così, più per come faccio sempre, guardo il telefono, siamo così, tanto per vedere se c'è qualcosa, convinto non ci sia niente. Sai, anche io sono di Siena, benché forse le nostre cadenze dicono il contrario, sì, però sì, lo so, A Siena si mangia un po' prima, quindi dopo cena che ora sarebbe, mi perdoni, come più o meno? Io ecco, non ricordo l'ora, però saranno state intorno alle 10, penso. Ah, alle 10 di sera, allora, sì, a quell'ora là, ho capito. Sì. E lei non abitava lontano dal centro? Sì, in quel momento sì. E quindi quando ci... perché fa? Corre subito, ascolta... Cioè, subito, come... subito. Ok, e quanto tempo più o meno ci avrà messo per arrivare? 20 minuti, mezz'ora. Ok, si ricorda un particolare, perché lei dice già c'era gente, no? Tanta gente c'era. Ok, particolare che può essere, c'era una appunto ambulanza, c'era il carro funebre, c'erano un qualcosa che magari l'ha colpito quando arriva? Mi colpiscono le luci e le persone, poi forse c'era un'ambulanza... Le luci? Le luci, c'erano dei fari. Stiamo parlando di via dei Rossi? Sì. Ok. E le persone, cerco subito i familiari, non mi ricordo chi trovo per primo, vedo tanti amici, quindi sono momenti di commozione grande e praticamente non si riesce a passare, non si può fare niente. Okay. E niente, si parla un po' fra di noi e cerco, non mi ricordo se Ranieri o Filippo, tutti e due, cioè i fratelli, per dirgli guardate, se non ve la sentite vi cercheranno sicuramente i giornali e le televisioni, se non ve la sentite se volete stare, ci penso io, tanto è il nostro mestiere. Ci penso io in che senso? Ci parlo io. Ah, con i giornali, sì. Ok. Tanto è il nostro mestiere, infatti succede questo, se guardate i TG del giorno dopo
mi intervistano me. Io ho visto qualche trasmissione, infatti, o qualche giornale. Sì. Trasmissione locale. Locali, ovviamente, sì, e poi qualche giornale. Il TG1, TG2 del 7 di marzo ci sono io. Ecco. O qualche dichiarazione sui giornali nazionali ci sono io, perché mi ero un pochino preso d'accordo con loro. E che cosa disse in quelle... Che io avevo il terrore, immaginando, cioè, venendo alla storia del Monte Paschi, ho detto, ora succede che tutti si immaginano che questo sia chissà, legato a chissà quale storia del Monte dei Paschi. E volevo un po' tutelarne la sua immagine, perché una persona come l'ho conosciuta io, vederla infilare nel tritacarne degli scandali bancari con i morti, non mi ribolliva il sangue. E quindi volevo fare quello che ho fatto oggi qui con voi, solo raccontare chi era. Ma parlò di suicidio oppure no? Mi ricordo che parlai di com'era lui, non di suicidio. Io venivo quando si costruiscono questi servizi, si parlano con gli inquirenti, si parla e poi c'è il familiare che fa quello che in gergo nostro si chiama il colore. Il colore sarebbe raccontare chi era la persona. Ok, l'intorno, diciamo, un po' il background. E io facevo quello. Okay. Perché credo che per capire qualcosa di più bisogna capire prima di tutto chi era lui, e questo è anche il motivo per cui sono venuto volentieri in questa sede. Certo. Parlo mai di bigliettini? No, l'ho scoperto dopo. E allora mi dice come da Via dei Rossi, che a volte uno definisce vicolo, no? Perché sai, sta banco di sopra, quindi Via dei Rossi molte volte può capitare che uno la definisca vicolo. E come mai lei poi va da Via dei Rossi? Vado. A casa di cioè che segue qualcuno, cioè nel senso perché è andato... Sicuramente seguo qualcuno, non mi ricordo chi seguo, ma è l'idea di andare a vedere come sta Antonella, perché Antonella era a casa. Cioè lei quindi non sapeva che erano andati di PM, cioè ci arriva prima o dopo di PM? Se arriva lì concomitanti o quasi. Noi abbiamo ovviamente delle immagini, quindi adesso vedendo un attimino il suo volto noi possiamo sapere a che ora è arrivato, eccetera, perché abbiamo diversi video, diverse foto. Io arrivo, io sono lì poco prima che arrivi l'avvocato Lepri. Davanti però casa. Davanti. Così. Quindi lei è arrivato, ecco, mosso contemporaneo mi risulta un attimo, cioè nel senso lei è andata a piedi, perché sì, immagino. Sì, okay. Sì. E come arrivano i PM, se lo ricorda? Mi sembra che arrivano a piedi. Pure i PM. Mm. Quindi lei sta davanti a casa e vede arrivare i PM, sì. Diciamo Piazza del Sale, girano il vicolo, lei più o meno li non vede. Non mi ricordo più con chi ero, se ero, sicuramente lì c'era il fratello. Ok, il fratello, mi perdoni, della signora Tognazzi o di Davide Rossi? Sì, di Tognazzi. Ok, che si chiama Filippo. Ah, non si dico, ok. E mi ricordo arrivano queste persone. Quando arrivano queste persone, io qua è un punto importante, perché questa commissione c'è veramente stata. Si ricorda chi erano? No, c'era una presenza femminile oppure no? Mi pare di no, però dovete considerare che era una situazione. Però ha assistito, diciamo, a quella scena che c'era. Ma non sono fisionomista. In quel momento pensare a chi erano le persone. Era l'ultima delle cose che mi potevano interessare. Però è rimasto là, no? Ha visto la scena, mi ci dice che cosa è successo. Capisco a un certo punto che sono i magistrati, perché chiedono di entrare per fare la perquisizione, e il fratello di Antonella chiede se si può rimandare a domattina. Ma c'era Antonella giù o stava in camera? No, non ho capito. Lei non c'era. E allora perché chiede Antonella? Cioè qualcuno avrà fatto... Allora non è Antonella che chiede, c'è qualcuno? Il fratello. Ah, il fratello, ho capito. Ah, il fratello, mi perdoni, col microfono era saltato fratello. Ok. E che cosa è successo? Il fratello Antonella chiede che se si può rimandare la perquisizione al giorno dopo. E dice, vi rendete conto di cosa è successo, com'è la situazione? E fra l'altro Antonella aveva un problema di salute anche abbastanza grave, quindi una pericardite c'era il timore più che logico del fratello di non sottoporre Antonella ad altri... situazioni difficili, e lui ha un po' insistito. Lui chi? Il fratello. Ok. Insomma siamo arrivati a una situazione un pochino particolare. Cioè? Come diceva, insomma, quasi insomma, si finiva a discutere dall'altra parte. Ho capito, però poi alla fine hanno chiamato dei rinforzi, l'hanno risolto. Io mi sono intromesso, mi hanno detto di zittarmi, in quel momento. Le hanno detto di? Zittarsi, di stare zitto. Detto, ma lei è un familiare? No, ho detto, sono un amico. Allora stia zitto. Questo chi gliel'ha detto? Uno dei due PM. Ora mi ricordo. Ok. Poi. E in quel frangente lì, poco dopo, qualche minuto dopo, è arrivato per caso l'avvocato Lepri,
Okay, ma quando stava lei, no? Io, sì. Adesso stiamo ricordando, sì. È ottimo, no? Sì. C'era una presenza femminile oppure no? Non me lo ricordo, io... No, non ho capito. L'avvocato Lepri che è riuscito a portare fuori il suo cane, che ovviamente riesce velocemente anche a risolvere la vicenda e tutto si normalizza. E cioè che succede? Niente, succede che poi vanno a fare la perquisizione e lui spiega al fratello d'Antonella che è una prassi normale, è così, al PM spiega insomma che è normale il fratello di Antonella sia un po' alterato, anche se ripeto... Avevano qualcosa in mano, che ne so, qualcosa di particolare, un libro, faccio un esempio, se si ricorda l'immagine. Non mi ricordo che venivamo da là e che basta. Ok, e questa situazione si discute subito e si risolve subito poi alla fine? Giro di qualche minuto. Cioè, okay. No, perché noi abbiamo, c'è chi dice chi c'era e chi c'è chi non c'era, la presenza di una donna che sarebbe stata la polizia scientifica, perciò glielo dico, ecco, lei non ha fatto mente locale, adesso che ne stiamo parlando per dire se... No, inizialmente non avevo nemmeno capito chi fossero, l'ho capito quando... L'hanno detto di stare. Quando lui reagisce male capisco che vogliono fare la perquisizione. Ok, ed è rimasto fino alla fine, di questa perquisizione? No, a un certo punto mi pare, che non, però per la memoria non sono sicuro, che l'avvocato ci ha detto... Mi ha detto, guarda, lascia perdere, ci sono io, non ti preoccupare. Ok, quando arrivò, diciamo, nel vicolo, io immagino, se immagino, poi magari mi dica lei era amico di Davide Rossi, molto, conosceva anche un po' qualche amico di Davide Rossi, cioè sì. Chi incontrò che le ricorda, ecco, quando arrivò, nel vicolo, mi perdoni, sempre di Davide Rossi, che nel vicolo di certo non c'è entrato, perché gliel'hanno fatto entrare. Non me lo ricordo. Cioè, con chi ha parlato? Con qualcuno di noi è morto? Cioè, ne sei arrivato là, sì, da solo? Sì, siamo arrivati piangendo e ho trovato persone... che ci si conosceva, ma non me lo ricordo, onestamente non mi ricordo chi sono. Ok. Lei è andato col fratello a casa o è andato così da solo? È andato da solo, non ho capito, perché come mai c'è andato a casa? Cioè... Volevo vedere come stava Antonella. Anche a quell'ora di sera, diciamo un po' così, non l'ha provato a chiamare prima? Cioè c'è andato direttamente a casa, è andato a casa... Sì, ma non mi ricordo se ero con qualcuno. Non si ricorda se lei è andato da solo o con qualcuno. No, mi ricordo solo queste due cose, l'arrivo... E poi sono sotto casa d'Antonella e c'è questa discussione. Qualche giorno dopo che lei ha incontrato, cerco di andare velocissimo, cioè mi perdoni se sembra che salto con poco rispetto, ma cerco di andare veloce. E qualche giorno dopo che lei ha incontrato il dottor Davide Rossi, l'ha più telefonato, si è più sentito? Mi pare di no. Le pare, cioè... No, allora, sicuramente il venerdì no, sabato e domenica no, mi sembra non neanche gli altri tre giorni. Quindi il primo marzo, se noi abbiamo delle telefonate tra lei e Davide Rossi, perché diciamo... Può darsi, ma non me lo ricordo. Ah, ok. Quindi non avete magari continuato la discussione, perché... Cioè, lei, io voglio capire un attimo se la parola è giusta o se non è giusta, è bene che rimanga un attimo agli atti di questa commissione. Quando lei ha parlato con Rossi, però qua ha usato delle frasi come... sembra inopportuno, però mi corregga, perché non vorrei sbagliare ovviamente, di andare a parlare adesso con i magistrati dopo le perquisizioni, cioè... Lei l'ha fatto desistere, cioè, mi faccia capire, cioè, nel senso, quando addirittura lei l'ha chiesto che voleva andare a parlare con i magistrati dicendo qualcosa, mi perdono, finisco un attimo il concetto, perché lei ha usato delle frasi che poi noi troviamo delle mail del 4 marzo che Davide Rossi scrive a Viola, lei ha usato più o meno le stesse frasi, quindi Davide Rossi ne ha parlato con lei addirittura il 28 di febbraio, il 28 di febbraio da quello che sembra, cioè, però lei l'ha fatto, come dire... Cioè, ha fatto ragionare sul desistere, sul dire non è opportuno, me la spiega un attimo meglio questa situazione, così rimane bene un attimo agli atti di questa... È più o meno come l'ho detto, cioè, lui stava pensando, mi ha detto, vorrei anche andare a parlare con i magistrati, o sto pensando di andare a parlare con i magistrati, e gli chiedo, ma per dirgli che cosa? Perché, cioè, se sai qualcosa dimmela anche a me, sì. Il senso era quello. E dice, perché io ho lavorato in tutti i posti, in fondazione, in comune, in banca, e quindi gli posso ricostruire lo scenario politico. E io gli dissi, ma che gli, cioè, hanno mica bisogno che tu gli ricostruisca lo però scenario. Però questa cosa dopo qualche giorno, cioè il 4 di marzo, lo dice pure a Viola, che questo è pubblicissimo. Sì, no? Sì, lo so, l'ho visto. Quindi ha detto con lei, l'ha detto con Viola, chissà se l'ha detto con qualcun altro. Può darsi. Ha parlato con Fandi ci ha detto che più o meno viveva nella stessa situazione, si era confidato un po' con lui. Cioè, diciamo, questa cosa la diceva un po' di persone, ma lei ha aggiunto un fatto particolare, che il dottor Davide Rossi aveva un avvocato, lei ha detto Vecoli, mi pare. Mi pare, no? Fosse lui. Se le pare che fosse. Che comunque mi pare aveva che esiste già... un cognome simile. Ok, aveva a verificare. Però aveva, diciamo, lo verificheremo. Aveva già un rapporto con la procura, perché...
lui che cosa era, cioè lui si sentiva un po' diffamato da alcuni blog, ha detto, no? Lei sa se esistono delle denunce oppure no, fatte? Allora, Vecoli, questo, ma questo avvocato, che mi pare si chiami Vecoli, ma va verificato il nome, sì. Era la persona che doveva presentare le denunce di David, okay. Ma che credo non abbia mai presentato poi alla fine. Lei lo crede perché gliel'ha detto David Rossi o lo crede perché... Perché non ho, dopo non ho più saputo niente, quindi, o sa perché c'è stata la morte, non lo so. Ma o lei non sa mai se David Rossi... è stata presentata una e poi le altre no, non lo so. Non ho capito, mi forse ne è stata presentata una e altre no, non lo so. Ma di denunce sarebbe, cioè, comunque sì. Diciamo c'aveva un avvocato che aveva già i contatti con il PM da questo punto di vista, allora no, aveva contatti con David, se l'aveva il PM non lo so. Ah, questo non lo so, ok. No, perché a noi risulta un pochettino, no, che lui sempre in queste mail pubblicissime eccetera dice mettetemi a contatto con il PM, ma se aveva già un... a Viola lo dice, a Viola, bravo, sì, no. Sì no, dicevo, quindi c'aveva, poteva avere potenzialmente, forse questo andrebbe verificato. C'erano anche altri fondi per poter entrare a contatto con i PM, addirittura con un avvocato. Però questa è una supposizione, un'idea mi sono venuta in mente a me, sì. È che lui pensasse a Viola perché Viola aveva già un rapporto aperto con i PM di fiducia, perché c'è la scoperta del famoso documento di Alexandria, quello che non nella si trovava nella cassaforte, viene fuori e viene scoperto anche Viola che lo scopre e che lo porta e che informa i magistrati. Quindi la mia idea è che David sa che Viola è una persona stimata dai magistrati e quindi vorrebbe da Viola una presentazione, perché aveva, come si è letto, questo a me non me l'ha detto, ma l'ho letto anch'io, aveva paura di essere mal inquadrato da queste persone. Pure a lei ha detto, no, questo? Detto, io, a me non me l'ha detto, okay. Ma l'ho letto. Ok, quindi, io sono velocissimo, però è importantissimo. Insomma. Lei ha parlato di Palazzo Te e della posizione che aveva David Rossi. Sì. Lei non ha mai sentito di alcuni invece contrasti che aveva avuto a Mantova, dottor Davide Rossi? No. No? Beh, faceva parte anche del CDA, Davide Rossi, oppure no? Non ho capito. Se era vicepresidente, penso di sì. Faceva parte del CDA e non ha mai saputo, tipo, di dare le dimissioni, Davide Rossi. Cioè, e poi c'è rimasto, non ho capito, è rimasto sempre vicepresidente. Io credo di sì. Cioè, con lei non ha mai parlato di qualche conflitto che poteva avere a Mantova, Davide Rossi? No, di sponsorizzazioni? Davide non è... di sponsorizzazione sempre relativo a Mantova? No, mai. Baseball dice qualcosa, squadra di David non parlava sportive. Di queste cose non ne parlava, cioè comunque con lei non ne parlava, con lei me no, okay. Ma penso con nessuno, cioè. In che però senso pensa con... Davide è molto riservato, non è che sta... vabbè, però questo lo pensa, poi chissà se l'ha detto oppure no, cioè, no, senso... no, sì. Okay. E io ci avrei qualche piccola domanda poi in segreta e grazie. Una domanda. Poi un paio di domande anch'io, poi facciamo la parte. Solo un'ultimissima cosa che volevo chiedere, perché lei ci ha fatto un quadro dei suoi rapporti appunto pluridecennale e quindi mi pare di capire anche con la famiglia. Volevo capire se questi rapporti così stretti riguardavano anche la famiglia, in che rapporti è lei con la famiglia, se si sono interrotti o meno i rapporti in questi anni e nel caso perché. È una domanda difficile, perché questa vicenda un po' frantumato i rapporti personali di tante persone che erano vicine a David, familiari e amici. Siamo rimasti tutti un po' isolati nel nostro dolore, nel nostro mondo. Con la famiglia e con i fratelli di David sono sempre stati rapporti ottimi, ma ci siamo sempre frequentati poco. Con Antonella e Carolina, diciamo, ho assistito all'inizio di quella loro, della relazione con David, c'ero anch'io, e quindi, anzi, per alcuni anni ci siamo frequentati nei weekend, siamo andati qualche volta in ferie insieme, sono stato il testimone di nozze di David e Antonella, e quindi i rapporti erano intensi e affettuosi. Questa vicenda ci ha un pochino messo su posizioni diverse. Io l'affetto per Antonella e per Carolina resta lo stesso di prima, spero anche il loro per me. E io mi sono fatto un esame di coscienza, non sono in grado e non avrei agito come hanno agito loro, ma con questo non voglio delegittimarle, anzi loro sono la famiglia, è giusto sia io a fare un passo indietro e che si faccia quello che vuole la famiglia. Volevo fare io un'ulteriore domanda, poi passiamo alla parte segretata richiesta da onorevole Migliorino. Lei ha detto che sia lei che David per scelta
di opportunità avete ritenuto di mai iscrivervi a un partito per tenere un profilo invece piuttosto professionale. Ma in generale David aveva rapporti con i politici al di là di quella fondazione, sindaco, deputati europarlamentari, rapporti non soltanto formali, ma di... Lui veniva dalla FIGC, mi sembra, o no? No. O sbaglio? No, no. Che lo sappia, no? No, no, sbaglio io allora. Io lo conosco nel 1992, all'epoca, da allora in poi sicuramente no, prima non saprei però. In generale con la politica locale, al di là di sindaco e di avere rapporti? Cioè... Sì, certamente. Sì, è una città solo formali, formale. Solo formali o anche di amicizia e frequentazione? Col gruppo della birreria, per esempio? Ma principalmente formali, ma per esempio con alcuni di loro siamo... Eravamo e siamo, e sono, ormai sono io, sono amico, però non è con questo che ci siano grandi frequentazioni, ora no, ma nel passato ci sono state, come tutte le persone, magari c'è stato un periodo della vita in cui ti frequenti un po' di più, diventi amico, poi ti vedi e non ti vedi, ma l'amicizia alla fine resta. Con i politici locali sì, frequentazioni anche per lavoro, cioè non è che essendo la nostra agenzia per... una decina di anni appunto ha fatto tantissime cose, anche qualche lavoro di campagna elettorale qua e là, quindi era normale insomma. Poi considerato una città di 54.000 abitanti, alla fine non è che ti conosci tutti, ma quasi. Grazie. Okay. Allora passiamo alla parte segretata. Io... Vi prego e vi chiedo per la cortesia di trattarmelo sempre molto bene, perché prego di trattarmi bene, David. Ah, sì. Ah, certo, noi per quello che potremo sicuramente. La ringraziamo ancora. E c'è una comunicazione finale. Comunico infine che l'ufficio di presidenza è integrato dai rappresentanti dei gruppi nella riunione tenutasi il 16 settembre 2021, quindi ancora a suo tempo, ha convenuto che la commissione si avvalga ai sensi dell'articolo 21 del regolamento interno della collaborazione del dottor Manuel Bianchi, magistrato, GIP a Rimini mi pare, e che è qui presente, che ringrazio di aver assistito ai nostri lavori, e ricordo che la collaborazione sarà a tempo parziale a titolo gratuito per la durata della legislatura. Direi che abbiamo concluso la nostra seduta. Grazie a tutti.